Per quale motivo Luigi Di Maio, l'aspirante candidato premier del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Camera, ha speso extra indennità 108.000 euro in meno di 3 anni, in 2 anni e 10 mesi, mentre il secondo parlamentare del Movimento 5 Stelle in questa classifica, elaborata sui dati del sito tirendiconto.it da Marco Canestrari, il secondo, Roberto Fico, spende poco più di 30.000 euro in 3 anni. Com'è possibile spendere questa cifra, tenendo conto che i parlamentari godono di alcune prerogative, tra cui in Italia gli aerei e i treni pagati, e tenendo conto del fatto che i taxi sono rimborsati molto spesso nelle note spese indicate dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, in una voce a parte che raramente può superare i 300-400 euro al mese. E sono tutte domande sollevate dall'interno del gruppo parlamentare e rivolte a quello che aspira ad essere il leader del Movimento 5 Stelle. Sapete che c'è molta polemica, specie dentro il Movimento 5 Stelle, fuori qualcuno dice benvenuti nel mondo reale, la politica non si può fare a costo zero, guardate. La questione dei lobbisti l'abbiamo chiarita più volte. Per quanto riguarda i rimborsi spese, eventi sul territorio è una dicitura fittizia. Tutti quanti utilizziamo fondi per spostarci sul territorio. Non è eventi sul territorio come a sembrare che si stia finanziando qualcosa sul territorio. Sono gli spostamenti logistici e tutto quello che riguarda un normale parlamentare che si muove sul territorio. Qui nessuno vuole trattare né additare come dei mostri né Di Maio nel Movimento 5 Stelle. Sono proprio d'accordo che vanno misurati nell'azione quotidiana sia dove governano sia per la loro esperienza di opposizione. Qui c'è solo un nodo, che se tu additi tutti gli altri, tutto il resto del mondo, come dei Quello. mascalzoni, dei ladri, degli approfittatori, devi sapere, e io su questo chiederei un po' di onestà intellettuale tra di noi, devi sapere che i tuoi comportamenti devono essere esattamente corrispondenti a quel modo di operare, perché altrimenti a me non me ne può fregare di meno di quanto spende Di Maio, è chiaro. Non mi interessa neanche sapere se Di Battista si è fatto le vacanze facendo iniziativa politica nelle località marine con i soldi o meno. Da qualche parte li avrà presi i soldi, è chiaro. Io vorrei semplicemente essere rispettato da loro, va bene, Vero. per la mia attività Vero. politica e per il fatto che se io organizzo come organizzo iniziative sul territorio, siccome tra l'altro c'è un pezzo del nostro monte complessivo di risorse che ci viene dato, che si chiama così, iniziative politiche sul territorio, se io devo stampare una locandina, è chiaro, uso quei soldi. È chiaro, uso quei soldi esattamente come fanno loro. La differenza è che loro ti vengono a spiegare tutti i giorni che si sono ridotti lo stipendio. Peccato che la riduzione dello stipendio, se poi vai a vedere quello che pubblicano loro, non ho usato i servizi segreti, poi vai a vedere sulla loro pagina e dicono sì, abbiamo restituito 2.000 euro, chiaro? Poi vai a vedere nei rimborsi, scrivono nei rimborsi che si fanno la cena, questo, quell'altro, perché noi non mangiamo e scopri che alla fine il monte complessivo tra quello che hanno sottratto e i rimborsi che hanno preso spesso supera il monte di quello che io, legittimamente, senza rubare niente a nessuno, perché non l'hanno deciso per me lo stipendio, incasso tutti i mesi Allora. dal Senato. Cioè in questo io sono per distinguere, sono loro che hanno avviato una campagna, adesso, Diffamatoria. diffamatoria, perché guardi, adesso lo dico, noi Diffamatoria. proponiamo il dimezzamento come noi facciamo a tutti i parlamentari. Posso dirle, io la firmo domani, prendo quello che dichiarano Di Battista e Di Maio sulle loro pagine, io mi dimezzo lo stipendio, perché poi alla fine la somma totale di quanto incassano è superiore la loro rispetto alla mia. Quindi io domani sono totalmente d'accordo a fare come Allora, loro, però centinaia smettiamola di mattoni al prenderci in giro, volo. eh. Sono totalmente d'accordo con Esposito, nel senso che io sin dall'inizio ero stato un po' criticato anche tra vari colleghi all'interno del Senato perché li avevo individuato come nei 5 Stelle un po' gente che continuava a parlare ma poi alla fine non concludeva nulla. Soprattutto su questo ragionamento, nel momento in cui tu ti presenti, io me la ricordo la campagna elettorale del 2013, i vaffa, fate tutti schifo, fate di qua, fate di là, la politica, l'antipolitica, apriamo il Parlamento come una scatola di tonno, ci riduciamo lo stipendio e voi siete dei ladri, ce ne hanno dette di ogni ce ne hanno dette. Poi quando vai a vedere, a inizio legislatura, almeno, non so, alla Camera, ma al Senato,
Tizio assumeva il fratello di Caio, Sempronio assumeva il cugino di Tizio e funzionava tutto così. In casa 5 Stelle continua a far discutere il caso delle presunte firme false per le amministrative di Palermo. Se ci sono responsabilità provvederemo, dice il vicepresidente della Camera Di Maio, al centro di polemiche per le spese legate ad eventi sul territorio. Il servizio di Claudia Mazzola. 1200 firme falsificate dai 5 Stelle in un solo giorno, il fatto si consuma a Palermo per le amministrative 2012. A tirarlo fuori un attivista, dietro il caso ci sarebbe una faida interna sul territorio. A confermare il reato presunto, secondo un'inchiesta TV, ci sarebbe anche lo scambio di mail tra Claudia Mannino, all'epoca candidata consigliera e oggi deputata 5 Stelle, e Samantha Busalacchi, allora militante, oggi, prima che scoppiasse il caso, in pole position per la candidatura a sindaco. Nella vicenda coinvolto anche l'onorevole Nuti nel 2012 in corsa per la poltrona di sindaco. Ma Mannino e Nuti non ci stanno, insieme agli altri parlamentari palermitani denunciano per diffamazione chi le accusa. I vertici chiedono comunque un passo indietro, ma i due non lo fanno adesso, soprattutto per la Mannino che avrebbe materialmente falsificato le firme, non si esclude l'espulsione, e Di Maio, ospite di Uno Mattina, spiega. Se ci saranno delle prove che danno delle responsabilità in capo a qualcuno, il Movimento 5 Stelle ha sempre agito prima della magistratura. La cosa migliore da fare in questi casi è trasferire tutto alla procura e la procura accerterà. Poi c'è il capitolo spese, gli oltre 100.000 euro di Di Maio in 3 anni per eventi sul territorio. Lui contrattacca: ho speso 40 euro ad evento, mentre tagliandomi lo stipendio e rinunciando ai benefit ne ho restituiti più di 200.000. Sotto i riflettori anche Di Battista, al mese tra stipendio e rimborsi costa 10.000 euro. Queste certo è la cosa più eclatante nell'ottica grillina, ma non ci sono solo queste, ci sono le nomine del suo staff, il fatto che si è curato un'agenda completamente personale di incontri senza comunicarle ai colleghi parlamentari, il fatto insomma che ha gestito in maniera personalistica, sostiene chi lo accusa dentro il Movimento 5 Stelle, e leaderistica, tutte cose completamente contrarie allo spirito originario delle promesse di quel movimento. Naturalmente uno potrebbe dire molto laicamente: è la politica bellezza, la politica costa, farla costa, fare attività sul territorio costa, ma nel Movimento 5 Stelle era vietato finanziarsi attività sul territorio e meno che mai farsi una corrente. È di questo che Di Maio è chiamato dai suoi colleghi per la prima volta a rispondere.